Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non c'è molto da parlare in ambito sportivo, ma mettiamo su a questo punto un piccolo digi per parlare delle ultime notizie che hanno colpito durante questi giorni di quarantena, questi giorni di coronavirus che continuano a impazzare in tutto il mondo. Allora, partiamo prima di tutto dalla Premier League. La Premier League che anche lei si trova sospesa, ovviamente, come la quasi totalità dei campionati, ne parleremo fra poco, e appunto si sta pensando di cancellare la stagione, quindi vuol dire che la 2019-2020 non sarebbe praticamente esistita. E con questo vorrebbe dire che il Liverpool non avrebbe il suo titolo. Allora, cerchiamo di fare chiarezza. Per poter cancellare la stagione c'è bisogno del benestare di 14 delle 20 società impegnate nel massimo campionato inglese e in questo momento sembra che si stia raggiungendo questo quorum. Il Liverpool non ha ancora espresso la sua idea perché effettivamente sarebbe un po' strano perdere un campionato praticamente dominato e a questo punto che cosa pensare? Perché il Liverpool, appunto, mancavano praticamente due partite per poter vincere un titolo che mancava da 30 anni. E sarebbe una vera e propria beffa per i Reds riuscire a perdere nuovamente questo titolo nonostante una grandissima stagione. Magari qualcuno ci scherzava sopra dicendo che ci sarebbe voluta una catastrofe vera e propria per perdere il titolo. Questa catastrofe è avvenuta, amici miei. Fa quasi ridere, però io penso anche nei tifosi del Liverpool che aspettavano questo momento da tanti tanti anni e alla fine questo momento rischia di essere rimandato nuovamente. Non che in questo momento ci stiano pensando molto gli addetti ai lavori dei Reds, tant'è vero che Klopp ha rilasciato un'intervista dove ha detto di essere stato commosso nell'ascoltare i canti di You Never Walk Alone da parte di alcuni medici e diciamo che per loro, per lui soprattutto, l'ambito calcistico va in secondo piano e però il titolo rischia veramente di sfumare e sarebbe davvero una beffa, davvero una grande beffa. Continuiamo ambito calcistico, abbiamo detto quasi tutti i campionati sono stati sospesi, quasi tutti. Perché, come dice un articolo che adesso vi vado a citare, del Messaggero, da qualche parte si gioca ancora. Abbiamo parlato qualche tempo fa in Bielorussia, che si gioca con il premier bielorusso e il capo dello sport dello Stato Baltico, che diceva che i migliori metodi per combattere il coronavirus sono delle saune calde e bere tanta vodka. Lo lasciamo stare, ma si gioca anche in Nicaragua. Ve lo vado a leggere. Mundo Deportivo parla appunto di come si stia giocando in questo preciso istante. Si gioca a porte chiuse e addirittura con le mascherine. Sì, si gioca con le mascherine stesse. È stato intervistato l'attaccante uruguaggio Bernardo Laureiro del CAIK Diriangen, scusatemi per la pronuncia, colui che ha segnato la doppietta, che diceva proprio: dobbiamo dare un messaggio alla gente, così abbiamo giocato in maniera protetta. È stato strano, la decisione è stata condivisa dal sindacato locale dei calciatori. Ma io dopo 20 minuti la mascherina me la sono levata perché mi era praticamente impossibile respirare. Lo stesso hanno fatto i miei guanti e i miei compagni. I guanti in lattice li ho tenuti invece per tutta la partita. E cosa dire? Nicaragua si continua in qualche modo. Penso che questo messaggio possa essere molto rischioso per le persone che appunto vogliono, nel caso, cercare di tenersi allegri con il calcio. Perché ricordiamo, anche in un campionato inferiore come quello del Nicaragua, immagino che in ogni squadra ci siano almeno 40-50 persone attorno alla squadra. E quindi aumentano le probabilità di contagio, probabilità di contagio che comunque ci sono perché in Nicaragua dei casi sono purtroppo arrivati. E dunque parlare di queste cose effettivamente
Ma mi lascia comunque un pochino esterrefatto, un pochino interdetto, diciamola così. Passiamo invece al calcio ancora internazionale. Alcuni club stanno licenziando giocatori che non vogliono ridursi lo stipendio. È avvenuto ad esempio in Svizzera. Due ex giocatori dell'Arsenal, cioè Alex Song e Johan Duru, sono stati licenziati dal Sion perché non hanno accettato la richiesta di ridursi l'80% dello stipendio da parte della società. Per me una decisione giusta da parte della società stessa, perché effettivamente in un momento del genere che dei giocatori debbano pensare ai loro guadagni mi sembra una scelta non proprio condivisibile, perché questi calciatori, parliamo poi di due grandi calciatori che almeno hanno avuto ottime referenze in passato, che hanno toccato alti picchi nella loro carriera. Penso che la diminuzione di uno stipendio annuale in virtù di questa stagione poteva essere un segnale da mandare al proprio popolo, segnale che non hanno voluto mandare, e dunque si è arrivati a questa soluzione. Condivido quindi la scelta del Sion di aver licenziati due. Non sono gli unici, perché bisognerà capire anche in Italia come dover fare, in Italia, in Europa stessa, effettivamente. Questo è uno degli argomenti su cui la FIFA, scusatemi, su cui la UEFA, questo è il telefono che ha suonato, su cui la UEFA sta cercando di capire come agire. Altre cose su cui vorrebbe capire sono, ad esempio, la durata dei contratti, la durata dei prestiti, come dover far partire quest'ultima parte di stagione e far partire poi la stagione successiva. Diciamo che ci sono alcuni problemi, aspettiamo delle notizie da parte dell'UEFA e da parte della FIFA, ma questi appunto non sono comunque i pensieri principali. Passiamo invece come ultima notizia alla pallacanestro italiana, perché non si capisce ancora che cosa vorrà fare il basket italiano. Secondo la Gazzetta dello Sport, quest'oggi si stava andando verso la chiusura dei campionati, l'annullamento appunto della stagione per ripartire la stagione successiva, per ripartire nel 2020-2021. Però, a quanto sembra, l'ultima parola spetterà al governo al CONI, e il CONI però non è ancora d'accordo con questa scelta. Giovanni Malagò dice: scelta opinabile, ma è chiaro che non abbiano voluto aspettare. Non sono contrario alla scelta della federazione, ma non condivido il timing. Non hanno voluto aspettare una data condivisa. Quindi c'è questo braccio di ferro tra CONI e Lega Pallacanestro sul come agire per se finire la stagione oppure non finirla. Non abbiamo ancora purtroppo dei dati precisi, dovremo aspettare e dunque vedremo nelle prossime settimane quello che potrà succedere, sperando comunque in un miglioramento delle condizioni italiane e globali. Con questo vi saluto, vi ricordo che prima di tutto abbiamo dei link con cui potete donare sia all'Ospedale Cotugno, ospedale napoletano che è uno in prima linea per i malati di coronavirus, e in secondo luogo per la Takis SRL, che è un'azienda che sta cercando in ogni modo di costituire un vaccino. E dunque con queste ricerche possiamo, anzi con queste donazioni possiamo aiutare le ricerche della Takis SRL e il Cotugno stesso. In secondo luogo, domenica sera ci sarà il terzo appuntamento di Calcio Virale assieme a Ciro Morra, a Andrea Cardinale, Gennaro Del Vecchio, Simone Santa Croce e ragazzi. Parleremo di sport, di quello che sta succedendo, parleremo di tutto ciò che può riguardare questo momento storico. Vi aspettiamo in diretta sul canale di Andrea Cardinale e con questo vi saluto, appunto, ci vediamo a un prossimo video. Ciao!